La risposta c'è stata, importante. Il momento è davvero di grande difficoltà per questa categoria. Sì, ma non è solo di questa categoria, perché è di tutta la filiera di questa categoria, dal primario al secondario fino agli agenti rappresentanti e il trasporto, che gravita intorno a questo mondo. Ma poi si riflette su tutte le attività della ristorazione e del pubblico esercizio, ma anche del commercio e dell'accoglienza, perché nel momento in cui fermi parzialmente la città, si ferma tutta, non se ne ferma solo una fetta, e quindi è un danno per tutte le attività. L'ho detto spesso in questi giorni, ci aspettano anni difficilissimi sotto il profilo della convivenza con il virus. Non possiamo pensare di gestirli a singhiozzo, perché l'economia non sopporta le chiusure a singhiozzo. E questo vale per l'Italia, ma vale anche certo. Per il resto del mondo. Quindi non possiamo permetterci di avere paesi dove gli abitanti sono disoccupati, sono pensionati, assistiti dallo Stato, e chi sta bene di salute non può andare a lavorare. Mi sfugge chi sostiene la macchina del welfare se anche chi sta bene non può andare a lavorare. E quindi bisogna fare in modo che nelle regole ferree che ci sono state imposte in questi mesi e che gli operatori hanno rispettato e per le quali hanno speso fior di quattrini, se le regole devono cambiare da oggi in avanti, si cambino le regole, ma si torni a lavorare. Lavorare poco o niente è molto meglio che non lavorare assolutamente e ricevere il sussidio. Non c'è paragone. Cos'è successo nel governo, secondo lei, Presidente? Che sta succedendo? Credo vengano a nodo tutta una serie di inefficienze e di disorganizzazione rispetto a un tema sicuramente nuovo, davanti al quale sono tutti sbigottiti, ma vale anche per altri paesi del mondo, e dove la disorganizzazione che in qualche modo veniva reclamata già da tempo in fatto di sicurezza, di controllo delle inefficienze, di controllo anche di chi sgara dalle regole, certo. La riorganizzazione dei tempi e dei modi delle città, la riorganizzazione seria della sanità, sono tutte cose che non dobbiamo dire noi, perché noi ci occupiamo d'altro, ma se su quelle non hai provveduto è evidente che per recuperare su quei comparti devi in qualche modo ricorrere a un lockdown, che resta ancora da vedere quanto sia efficace contro il virus, ma sicuramente è dannosissimo per l'economia. Grazie.